questo sacco abbiamo i rizomi del miscanto, rizomi dai quali nasceranno le piantine, e andremo a posizionarli nelle aree di pertinenza. Il miscanto non ha bisogno di terreni particolarmente fertili per crescere, cresce abbastanza un po' da tutte le parti. Un'altra particolarità di questa pianta è che fertilizza il terreno, lo arricchisce, perché le foglie, cadendo durante il periodo invernale, si decompongono e arricchiscono il terreno. Un'altra caratteristica di questa pianta è che è una pianta che è del tipo C4, quindi praticamente fra le piante che assorbono maggiore CO2 fra tutte le piante esistenti.